'Ndrangheta, faida di San Luca, il boss pelle è irreperibile. Sequestrati 270 kg di coca nel porto di Gioia Tauro. Sequestrati 50 kg di pesce non tracciati. Scacco alla cosca Facchi Neri, dominava in Val d'Aosta, 13 arresti. Atti vandalici nel circolo della stampa di Cosenza. Nella 'Ndrangheta i boss non vanno in pensione, tra estorsioni, tangenti ed eventi manovrati. Oliverio, paralisi gestionale della sanità. 'Ndrangheta internazionale, blitz in Calabria, Emilia e Liguria. Schiaffo al clan Muyà, 14 arresti. Clienti in fila davanti alla casa del sesso, blitz anti-prostituzione, 10 arresti. Droga, scoperta coltivazione nel Reggino, carcasse di polli per coprire gli odori. Sgominata la banda del legno, 15 fermi nella Sibaritide. Iniziativa Bici in città a Gioia Tauro. Buonasera e ben ritrovati a Piana News, il notiziario che vi tiene informati su ciò che accade in tutta la Calabria. Iniziamo subito parlando del boss Pelle. Il boss della 'Ndrangheta, Francesco Pelle, detto Ciccio Pakistan, si è reso irreperibile ed è attualmente latitante dopo la conferma della condanna in Cassazione quale mandante della strage di Natale del 24 dicembre 2006 in cui fu uccisa Maria Strangio, moglie del capoclan avversario Giovanni Luca Nirta. Episodio che nella faida di San Luca tra i Pelle Votteri ed i Nirta Strangio determinò la strage di Ferragosto a Duisburg con 6 morti. La notizia è stata confermata in ambienti investigativi. Pelle, che è sulla sedia a rotelle dopo essere stato ferito in un agguato il 31 luglio del 2006 ad Africo, era sottoposto all'obbligo di dimora a Milano. Dopo il rigetto del suo ricorso si è reso irreperibile prima di finire in carcere. Secondo quanto si è appreso, l'allontanamento risale ad una quindicina di giorni fa. Pelle era stato arrestato dai carabinieri nel settembre del 2008 in una clinica di Pavia dopo un anno circa di latitanza. Nell'agguato del Natale 2006 la vittima predestinata era Gianluca Nirta, ma sotto i colpi dei sicari morì la moglie ed altre 4 persone, tra le quali un bambino che rimase ferito. Fu quell'episodio, secondo l'accusa, a scatenare la reazione di Giovanni Strangio, cugino di Maria, condannato all'ergastolo in quanto ritenuto ideatore e uno degli esecutori della strage di Duisburg. Nuovo importante colpo messo a segno dai finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria in sinergia con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Gioia Tauro. In un container trasportante cotone, in transito nello scalo calabrese e proveniente dal Guatemala e destinato a Valencia, sono stati individuati e sequestrati 270 kg di cocaina nascosti in cartoni di ananas. Una volta tagliata fino a 4 volte e spacciata, la cocaina avrebbe fruttato circa 55 milioni di euro. Vediamo i dettagli nel servizio di CN24 TV. Un nuovo ed importante colpo al lucrosissimo traffico di droga, quello inferto dagli uomini della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, che in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane di Gioia Tauro hanno messo le mani su un maxi carico di cocaina purissima, 270 kg in tutto, di passaggio nello scalo portuale calabrese. Lo stupefacente era a bordo di un container che trasportava cotone in arrivo dal Guatemala con destinazione Valencia in Spagna, suddivisi in diversi cartoni di ananas. La coca, una volta tagliata fino a 4 volte ed immessa sulle piazze di spaccio italiane ed europee, avrebbe fruttato l'importante cifra di 55 milioni di euro. Per arrivare al carico le Fiamme Gialle hanno effettuato una complessa indagine tramite riscontri su ben 2.000 contenitori provenienti dal Sud America, analizzati uno ad uno con gli scanner dell'Agenzia delle Dogane. È così che sono giunti a selezionare il container sospetto, il suo prezioso carico di oro bianco, che era stato nascosto tra la merce trasportata lecitamente e pronto per essere recuperato dai destinatari. E quest'ultimo un altro esempio di come la Guardia di Finanza e i funzionari doganali non abbassino mai la guardia, svolgendo quotidianamente in stretta sinergia anche con la direzione della Procura della Repubblica un'intensa attività di controllo
controllo sulle merci in arrivo in transito nel porto di Gioia Tauro, un'attività che mira a contrastare sempre più il traffico internazionale di cocaina, per il quale, nonostante i numerosi sequestri effettuati, viene ancora utilizzato anche lo scalo calabrese, facendo giungere nel nostro paese droga per decine e decine di milioni di euro, una vera piaga sociale, soprattutto ai danni dei più giovani. Personale del NAS di Catanzaro, nel corso di specifici servizi per accertare la regolarità dei prodotti ittici, ha effettuato un controllo in una pescheria ubicata nel centro di Serra San Bruno, che ha portato al sequestro di 50 kg di pesce fresco privo delle indicazioni riguardanti la tracciabilità del prodotto. I militari, intervenuti insieme al personale del servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, hanno anche proceduto alla chiusura dell'attività della pescheria in cui era in vendita il prodotto non tracciabile a causa delle gravissime carenze igienico-sanitarie e strutturali che ne compromettevano l'esercizio con pregiudizio per la salute pubblica. Che operassero in Valle d'Aosta o altrove, nulla importava. Gli imprenditori, le attività economiche avviate da persone originarie di San Giorgio Morgeto, dovevano comunque dar conto alla cosca e alla rispettiva locale di 'Ndrangheta nel loro paese d'origine. Questo ed in sintesi un punto focale dell'operazione Altanum, scattata all'alba tra le province di Reggio Calabria, Bologna e Aosta. Vediamo i dettagli nel servizio di CN24. Che operassero in Valle d'Aosta o altrove nulla importava. Gli imprenditori e le attività economiche avviate da persone originarie di San Giorgio Morgeto dovevano comunque dar conto alla cosca e alla rispettiva locale di 'Ndrangheta del loro paese d'origine. E questo in sintesi un punto focale dell'operazione Altanum, scattata stamani tra le province di Reggio Calabria, Bologna e Aosta, dove i carabinieri della città dello Stretto hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare che ha portato in carcere 12 persone, mentre un'altra è stata sottoposta ai domiciliari. Al centro dell'inchiesta, coordinata dalla procura distrettuale, è la cosca dei Facchi Neri e la collegata al locale di San Giorgio. L'attività è stata avviata dai militari di Taurianova a seguito di quanto emerso dall'indagine crimine nel 2010, che aveva sancito l'esistenza, appunto, a San Giorgio di una locale. Da qui i militari hanno avviato un'attività più specifica, con lo scopo di individuare i presunti appartenenti e comprovarne la loro operatività attuale. Gli inquirenti si dicono poi certi di poter dimostrare il penetrante controllo del territorio da parte delle due cosche, in particolare quanto agli appalti sui lavori pubblici, ai tagli boschivi, alla compravendita dei terreni e all'assunzione dei lavoratori da parte delle aziende locali. I clan avrebbero avuto poi proiezioni nel territorio valdostano, dove risiedono svariati soggetti originari di San Giorgio e risultati collegati con alcuni degli indagati di oggi. Infine, non per ultimo, i gruppi avrebbero potuto contare anche sulla disponibilità di armi e munizioni necessarie per imporre la propria volontà mafiosa, soprattutto ricorrendo sistematicamente a minacce, estorsioni e danneggiamenti. Durante le investigazioni si sarebbe infine scoperta una fibrillazione nata nel 2011 tra i due sodalizi, determinati a mantenere il proprio predominio nel territorio. In questo contesto sarebbe maturato un omicidio, quello di Salvatore Raso, considerato esponente della locale ed ammazzato nel 2011. Atti vandalici ad opera di persone non identificate ai danni della sede del Circolo della Stampa Maria Rosaria Sessa di Cosenza, ubicata all'interno della stazione ferroviaria di Vaio Lise. Gli atti si sono ripetuti per 3 volte a distanza di 24 ore. Lo ha reso noto il presidente del circolo, Franco Rosito, che ha espresso forte preoccupazione per l'accaduto. Abbiamo trovato la porta di ingresso forzata, per cui abbiamo provveduto a cambiare la serratura. Stamattina abbiamo constatato anche la rottura dei vetri del portoncino. Siamo preoccupati perché abbiamo il sospetto che abbiamo espresso agli organi competenti per gli accertamenti del caso, compresa la Polfer, che i locali del circolo vengano utilizzati dai senza tetto. Danneggiata anche la porta del dopolavoro ferroviario, ubicato a fianco della sede del Circolo della Stampa. Le indagini dei carabinieri raccontano di un'odissea durata a lungo, per ben 8 anni, e condita da notti insonni, paure, minacce e umiliazioni. Una vita da ostaggio della loggia 'ndranghetista, affermano gli investigatori, che oggi ritengono di aver scritto la parola fine a questa storia. Nella notte appena trascorsa, infatti, i presunti aguzzini della vittima, un imprenditore vibonese finito in un vorticoso giro di usura ed estorsione, sono finiti in manette e si tratta in un caso di un nome pesante della zona,
un boss storico di Limbadi, Antonio Mancuso. I dettagli nel servizio di CN24 TV. Le indagini raccontano di un'odissea durata a lungo ben 8 anni e condita da notti insonni, paure, minacce e umiliazioni. Una vita da ostaggio della logica andranghetista, affermano gli investigatori che oggi ritengono di aver scritto la parola fine a questa storia. Nella notte, infatti, i presunti aguzzini della vittima, un imprenditore vibonese caduto in un vorticoso giro di usura ed estorsione, sono finiti in manette. Si tratta in un caso di un nome pesante della zona, un boss storico di Limbadi, Antonio Mancuso. Di 81 anni, esponente apicale della struttura di 'ndrangheta operante su Nicotera, oggi è stato assicurato alla giustizia, e con lui un suo braccio destro, Cicerone Alfonso, di 45 anni, sono stati sottoposti a fermo di indiziato di diritto. Altre 5 persone, tutte di Nicotera, sono invece indagate a piede libero. La DDA ha emesso nei confronti dei due un fermo in base a dei gravi indizi emersi nel corso dell'indagine e anche per il pericolo che potessero fuggire, ritenuto fondatissimo. Tutti e 7 devono ora rispondere a vario titolo di usura e estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso. Un'estorsione aggravata, oltre dalle solite modalità, anche dal fatto che gli attori di questa estorsione siano degli appartenenti, abbiano utilizzato il cosiddetto metodo mafioso, quindi si siano avvalsi della forza intimidatrice della loro appartenenza all'associazione, al sodalizio organizzato. L'inchiesta prende il via da un'attività investigativa iniziata nel maggio scorso con delle intercettazioni telefoniche ambientali e dei pedinamenti. L'incubo dell'imprenditore sarebbe iniziato nel maggio del 2011, quando acquistò un immobile per la cifra di 400.000 euro. Metà dell'importo venne consegnato immediatamente, mentre per la restante quota si stabilì venisse erogata periodicamente, senza fissare dei termini temporali e quantitativi. Perfezionata la compravendita e pagata la prima parte, gli ex proprietari avrebbero però iniziato ad avanzare in maniera sempre più minatoria e perentoria le richieste di consegna del denaro, fino ad arrivare a rivolgersi addirittura a persone vicine a Antonio Mancuso. Le richieste si sarebbero fatte sempre più pressanti, fino a quando all'imprenditore non sarebbe stato comunicato che proprio Antonio Mancuso aveva rilevato lui il credito e che i soldi avrebbero dovuto essere dunque corrisposti proprio a quest'ultimo. Il presidente della regione, Mario Oliverio, in presenza delle gravi condizioni del servizio sanitario regionale, ha scritto una lettera al commissario ad acta per il piano di rientro del deficit sanitario Saverio Cotticelli e dei 5 prefetti calabresi. Nella missiva, Oliverio evidenzia, tra l'altro, la paralisi gestionale e l'impossibilità di approvvigionarsi anche di farmaci salvavita, in seguito al vuoto legislativo prodotto dal decreto legge numero 35 del 2019 e il depauperamento della qualità dei servizi a causa della mancata assunzione di personale. Associazione mafiosa transnazionale ed armata, porto e detenzione illegale di armi, trasferimento fraudolento di valori, esercizio abusivo del credito, usura e favoreggiamento personale. E questa è la sfilza di reati, tutti aggravati dal metodo mafioso, poiché commessi per agevolare l'andrangheta, contestata a 14 persone raggiunte stamani da altrettanti provvedimenti di fermo e ritenute affiliate all'Andrina Muià, federata alla potente cosca Commisso di Siderno. I dettagli nel servizio di CN24. Associazione mafiosa transnazionale d'armata, porto e detenzione illegale di armi, trasferimento fraudolento di valori, esercizio abusivo del credito, usura e favoreggiamento personale. E questa è la sfilza di reati, tutti aggravati al metodo mafioso, poiché commessi per agevolare l'andrangheta, contestati a 14 persone raggiunte stamani da altrettanti provvedimenti di fermo e ritenute affiliate all'Andrina Muià, federata alla potente cosca Commisso di Siderno. L'imponente blitz, nel quale sono impegnati ben 150 agenti, è scattata all'alba ed è condotto dagli uomini della polizia, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria. Gli investigatori dello SCO, il Servizio Centrale Operativo della Polizia e della squadra mobile della Questura della Città dello Stretto, coadiuvati dai colleghi del reparto prevenzione crimine, stanno effettuando anche numerose perquisizioni tra la Calabria, l'Emilia Romagna e la Liguria. L'operazione è stata chiamata in codice Canadian Drangheta Connection ed arriva al termine di una inchiesta della DDA Regina sviluppatasi tra il 2018 e il 2019 e condotta dalla mobile e dallo SCO. Gli inquirenti ritengono di aver così delineato gli assetti e l'operatività della
Sandrina Muià, come dicevamo, collegata alla più efferata e storica cosca dei Commisso, che tradizionalmente opera a Siderno, ma anche in Nord America, in Canada. Ed è proprio indagando sulle proiezioni della cosca oltreoceano che l'inchiesta di Reggio Calabria avrebbe consentito di allargare gli orizzonti delle attuali conoscenze sull'articolata struttura dell'andrangheta in ambito sovranazionale, dal momento che è stato possibile documentare, e per la prima volta, che l'articolazione operante nel grande stato nordamericano, riferibile alla locale di Siderno, sia attualmente governata da un organismo abilitato a riunirsi sul territorio estero, assumendo decisioni anche in riferimento alle dinamiche criminali attualmente esistenti in Calabria. La casa del sesso, in inglese sex home, e questo è non a caso il nome in codice dato all'operazione scattata stamani e con cui si sarebbe messa la parola fine a delle terribili condizioni di sfruttamento di ragazze indifese, costrette quindi a prostituirsi. I dettagli nel servizio di CN24. La casa del sesso, in inglese sex home, e questo è non a caso il nome in codice dell'operazione con cui sarebbe stata messa la parola fine a delle terribili condizioni di sfruttamento di ragazze indifese costrette a prostituirsi. Il VIS condotto ai carabinieri di Locri, grazie alle indagini nella stazione di Siderno ed eseguito in tutta Italia, ha portato all'esecuzione di una decina di arresti emessi dalla procura locrese. Le manette sono scattate intanto ai pozzi di 7 persone, 3 delle quali finite in carcere e le altre ai domiciliari. A tutti a vario titolo viene contestato in concorso lo sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, che sarebbe avvenuto con la gestione di varie case d'incontri. Altre 3 indagate, anche loro raggiunte da una misura in carcere, sono attualmente irreperibili e ricercate sia in Italia che all'estero. La tesi degli inquirenti, come accennavamo, è che alcune ragazze sarebbero state costrette a prostituirsi sotto la minaccia di morte per le violenze subite da sfruttatori senza scrupoli ed anche per il timore che la stessa sorte potessero subire le loro famiglie. Dalle indagini emergerebbe il ruolo delle diverse arrestate che, con la complicità dei proprietari degli appartamenti, alcuni dei quali a conoscenza di quanto avvenisse all'interno e tra Siderno e Rende, ma anche a Milano, ospitavano e gestivano varie prostitute, organizzando incontri e pattuendo con i clienti anche il prezzo delle prestazioni. Nel corso delle indagini, durate 2 anni, sarebbe stato accertato un giro di quasi 1 migliaio di clienti, ciascuno pronto a pagare dai 50 ai 200 euro per gli incontri a domicilio. Un numero talmente alto che in alcune circostanze le richieste si sarebbero addirittura accavallate, causando finanche delle lunghe attese all'esterno degli appartamenti, 3 dei quali, ubicati nel centro di Siderno, sono stati sequestrati. Con l'accusa di coltivazione di canapa indiana sono finiti ieri in arresto 4 giovani di Taurianova, nel Reggino. I militari dell'arma della compagnia di Taurianova, assieme ai colleghi cacciatori di Vibbo, hanno sorpreso i 4 a coltivare circa 3.200 piante di canapa indiana, in pieno stato vegetativo e con un'altezza tra i 50 cm e i 2 metri. La piantagione, che si trovava in località Querce di Cittanova, era alimentata con dei tubi di plastica collegati a delle cisterne ed aveva come dissuasore degli odori delle carcasse di polli. Gli arrestati, dopo gli adempimenti di rito, sono stati tradotti presso la casa circondariale di Arghillà e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre le piante, dopo una campionatura, sono state distrutte sul posto. Una vera e propria organizzazione criminale avrebbe gestito le attività del taglio abusivo di legname nelle aree montane di Rossano. E quanto è emerso dall'inchiesta Fangorn, che stamani ha portato al fermo di 15 persone, tra cui 2 donne. I partecipanti, secondo quanto emerso dalle indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Rossano, avrebbero dato il loro contributo sia nel taglio ma soprattutto nella ricettazione del legname, che veniva poi stoccato in alcune aree o magazzini e rivenduto ai consumatori finali. Le indagini, coordinate dal PM della Procura di Castrovillari, Luca Primicerio, e dirette dal procuratore Eugenio Facciolla, sono iniziate dopo il tentato omicidio di un allevatore di Rossano compiuto nel gennaio del 2018. Allegria, spensieratezza, condivisione e dolcezza sono stati gli ingredienti di Bici in Città 2019, una passeggiata ecologica ambientale per le vie principali della città di Gioia Tauro, fortemente voluta e organizzata dall'associazione Proloco, presieduta dall'instancabile Pino Pratticò, con il patrocinio del comune gioiese.
tantissimi partecipanti, tra cui il primo cittadino Aldo Alessio. Nel corso del tragitto non sono mancate le bottigliette d'acqua fresca e soprattutto la sosta in dolcezza con gli squisiti gelati offerti dal Garden Bar. Inoltre, ad ogni partecipante è stato consegnato un numero di identificazione e alla fine della manifestazione il sindaco ha estratto i numeri e subito dopo sono stati consegnati i premi ai vincitori. Grande soddisfazione per la riuscita dell'evento è stata espressa anche dal presidente Pino Praticò, il quale ha ringraziato tutti i partecipanti per la correttezza tenuta durante il percorso, lo staff Proloco e Protezione Civile Aquile per l'impegno profuso. Il sindaco Aldo Alessio ha ringraziato il presidente Praticò e tutto lo staff per l'iniziativa e per l'impegno a favore della cittadina. Ed anche per oggi Piana News termina qui. Come sempre vi ricordiamo che queste altre notizie potete trovarle sul sito di cn24tv.it. Per chiunque volesse rivedere questa edizione del TG e rimanere informato su ciò che accade nella Piana di Gioia Tauro ed in tutta la Calabria, si può collegare sul sito www.pianatv.it. Grazie come sempre per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di serata con i programmi di Piana TV.